Allora, buonasera, sono molto contento della vostra presenza qui. Io dirò, sono Vittorio Morfino, organizzo con altri amici questo corso di perfezionamento in teoria critica della società che si svolge all'Università Bicocca. Io dirò due parole semplicemente su come è nata questa collana, perché la collana si intitola Quaderni di teoria critica. E nasce proprio da questo corso di teoria critica della società che abbiamo messo in piedi ormai 4 anni fa un gruppo di persone che poi è andata ad allargarsi perché alcuni studenti del corso, degli anni dei corsi successivi sono entrati a far parte di questo gruppo. Gruppo che si chiama Gruppo MIR, è il nome del nostro gruppo. E l'idea era di fare qualcosa dentro l'università che però funzionasse in modo molto diverso da come funziona l'università negli ultimi anni. Insomma, adesso non farò la solita critica al neoliberismo. Lorenzo Bernini l'altro giorno ha fatto una bella introduzione parlando della collana. E dicendo come in realtà l'università viene messa al lavoro, ci sono una serie di tagli, si vogliono vedere dei risultati immediatamente in termini di efficacia, di prodotti, valutazione dei docenti. Ecco, tutto questo non ci riguarda. La nostra è un'operazione teorico-politica dove la politica sì sta sullo sfondo ed è principalmente teorica, cioè una battaglia teorica, quella che Gramsci chiamerebbe guerra di posizione, però appunto la presenza dell'aggettivo critico significa proprio questo, un richiamo più o meno diretto a seconda dei docenti, naturalmente perché poi i docenti hanno prospettive diverse, alla teoria marxista, no? Tutti veniamo da una tradizione di questo genere. E questo corso, diciamo, è cresciuto negli anni. Io qui avevo preso qualche appunto. Questo è il quarto anno, partirà in novembre, il quarto anno di corso. Abbiamo costruito un modello di insegnamento fondato su una serie di discipline che non vi leggo tutte, insomma, ma vanno dalla teoria sociale all'antropologia, alla filosofia, alla teoria della storia e una serie di discipline che non hanno grande spazio nell'università italiana, come gli studi postcoloniali, le teorie queer e di genere. Abbiamo un corso che è iniziato dall'anno passato, Femminismo e Marxismo, che è molto interessante, Studi globali sul lavoro e Teoria dello spazio urbano. Allora, questo per parlare di alcuni dei corsi. Ora, vi ho fatto questa introduzione perché questa collana nasce precisamente da questo progetto di corso, da questo tipo di progetto. Giacomo Clemente, che è qui, che è un membro del gruppo e che è stato studente del primo anno del corso, ha insistito perché provassimo a trasformare le lezioni che i docenti, e qui ci sono tre dei nostri docenti di economia e società, di diritto e Stato e di psicanalisi critica, ha insistito perché trasformassimo queste lezioni in libri. E io inizialmente ero molto dubbioso perché, insomma, andare da un editore e dire proviamo a fare una collana nuova che si regge da sola senza portare dei finanziamenti, insomma, ho pensato questo ci fa una pernacchia, detto in termini come dire, raffinati. E in realtà no, voglio ringraziare l'editore Mimesis perché non solo hanno accolto questo progetto, ma lo hanno accolto con entusiasmo, sono entrati a far parte del progetto al punto che quest'anno alcune borse di studio sono proprio bandite grazie a dei fondi Mimesis e gli studenti avranno la possibilità di fare uno stage di un mese presso la Mimesis o la Meltemi per fare esperienza del lavoro editoriale. Ora,
A questo punto io passerò velocemente alla presentazione della collana. Dunque, la collana ha visto per adesso la pubblicazione di quattro libri. Il libro di Maria Turchetto, che è una storia, storia eretica dell'economia. No, forse questo era il primo titolo, Economia e società, otto lezioni eretiche. Lascerò poi a Maria presentare il contenuto del libro. Il libro di Adriano Voltolin su Bion e il libro di Mario Lozano su l'ISIS e la rete. La rete e lo Stato Islamico, no, il titolo. Oltre a questi libri di cui avrete il privilegio di sentire la voce diretta degli autori, c'è un libro, un altro libro che è già uscito, è quello di Lorenzo Bernini sulle teorie queer, e sono in corso di pubblicazione, di lavorazione, diciamo, non ancora di pubblicazione, una serie di libri, un libro di Bellofiore sulla teoria del valore e la crisi in Marx, un libro di Balibar sul transindividuale in Freud, Spinoza e Marx, e un libro di Van der Linden, che è il direttore dell'istituto di Amsterdam per la storia sociale, sulla, sul lavoro come merce. Van der Linden era venuto a parlare all'interno del modulo Studi Globali sul lavoro proprio di questi temi. Ora, quello che è interessante di tutti questi libri è che sono, diciamo, la rielaborazione di lezioni che si sono tenute al corso. Quindi hanno un livello introduttivo, e questa era la sfida, cioè di non scrivere dei libri incomprensibili o, diciamo, a un livello scientifico troppo alto perché fosse possibile raggiungere un pubblico ampio, ma invece introdurre in ogni disciplina in modo semplice. Questo mi sembra un obiettivo che siamo riusciti a raggiungere. Naturalmente sono in programma anche pubblicazioni di ricerche di studenti. Per esempio abbiamo uno studente che sta lavorando sul web e il suo libro uscirà probabilmente il prossimo anno. Allora, io vado a presentare rapidamente Maria Turchetto, che è l'autrice del libro di cui ho parlato. Maria è presidente dell'associazione Althusser, di cui faccio parte anch'io, il mio personale presidente, ed è direttrice dell'Ateo. Adesso è difficile riassumere in due parole un percorso, ma insomma, tra i suoi lavori più importanti c'è sicuramente la traduzione di opere fondamentali di Althusser per Marx, Leggere il Capitale, di, e questo lo voglio ricordare perché Maria ci tiene, di Ontogenesi e Filogenesi di Gould, che è stata, che è un'opera fondamentale, e diciamo il suo lavoro si è sviluppato in tre ambiti, diciamo l'economia politica come tentativo di ricostruzione della teoria marxista, tentativo che ha portato avanti soprattutto con la Grassa, e un secondo ambito è quello della teoria dell'evoluzione, il rapporto in particolare alle scienze umane, e un terzo ambito è appunto la ricerca su Althusser, che ha portato avanti attraverso questa associazione e che ha dato luogo non solo a traduzioni di opere ma anche a importanti convegni. Ora sono felice di averla qui e le lascio la parola. Bene, allora io per prima cosa devo dire che anch'io sono molto contenta di questa collana. Appunto sono effettivamente almeno i volumi che ho visto rielaborazioni di lezioni, da cui sono derivati o dei piccoli manuali o delle piccole monografie, strumenti che credo siano comunque utili sia rispetto ai manualoni che si pretendono esaustivi di una certa materia, sia soprattutto rispetto a quelle vaste monografie che spesso sono pensate più per i concorsi che per gli studenti o per i lettori.
Ecco, in questo caso noi abbiamo appunto delle, credo, utili introduzioni ai vari temi che il corso affronta e che si spera stimolino la voglia di approfondire appunto questi argomenti affrontati. Ecco, io personalmente devo dire che faccio una piccola parte di questo corso, un po' tutti fanno parti relativamente piccole, io faccio un paio di settimane e ho sempre rimpianto i corsi lunghi del vecchio ordinamento, quei corsi che erano di 60, addirittura di 90 ore, li ho sempre rimpianti rispetto agli assaggini che oggi siamo chiamati a propinare agli studenti. Però devo anche dire che a volte avere dei limiti stretti, limiti di tempo, limiti di ampiezza della trattazione, può essere stimolante perché obbliga a fare una selezione. Quindi ecco, io per presentarvi questo mio manualetto, che si intitola Economia e Società, sottotitolo 8 lezioni eretiche, cercherò di chiarire quali sono stati i criteri della mia selezione. Ecco, sostanzialmente si tratta di un manualetto di storia del pensiero economico, anche se cerca di trattare in parallelo anche un po' di storia economica, dunque di collegare le teorie che formano la storia del pensiero economico ai fatti appunto trasformazioni economiche, ma anche di tipo politico e così via. Ecco, in che cosa ho cercato di distinguerlo rispetto ai correnti manuali di storia del pensiero economico, che a volte sono buone ma che spesso hanno un difetto, e il difetto è quello di essere storie scritte dai vincitori, come succede per molte altre storie. Cioè, che cosa intendo? Intendo dire che quella che è la teoria dominante di un determinato momento, in particolare del momento attuale, spesso cerca di scrivere, per così dire, la propria genealogia, per dimostrare appunto di non essere nata ieri, per dimostrare di avere nobili origini. Ecco, scrive questa genealogia scegliendo gli autori del passato che più si avvicinano a quelle che sono le posizioni attualmente dominanti, le posizioni che attualmente costituiscono quello che si dice la teoria mainstream. Ecco, e stabilendo tra questi autori vicini una linea di forte continuità, per cui in genere si racconta che Adamo Smith è il precursore degli economisti classici come Malthus e Ricardo. Questi ultimi, gli economisti classici, ovviamente sono i precursori della scuola cosiddetta neoclassica, lo dice la parola stessa, la quale scuola neoclassica prelude sostanzialmente all'attuale economics, come si usa adesso dire, neoliberista. Ecco, naturalmente le storie del pensiero economico che sto criticando prendono in considerazione anche altri autori, di sicuro gli autori che è impossibile ignorare, autori per esempio come Marx, ma oggi è un autore che non fa parte di questa linea vincente, nemmeno Keynes, però un autore che non è possibile non nominare. Ecco, questi autori vengono un po' trattati alla stregua di anomalie interessanti, ma che in qualche modo restano, per così dire, ai margini di quella che è la via maestra seguita dalla disciplina, dalla descrizione quantomeno di questa via maestra di autori simili che vanno sempre un po' più avanti, che si completano l'uno con l'altro, che viene descritta in questo tipo di storiografia del pensiero economico. Autori anomali, quindi autori che sembrano un po' una specie di grandi mutanti molto interessanti, ma scartati da quella che sarà poi la storia dell'evoluzione del pensiero economico. Ci sono poi anche altri autori meno noti,
autori che si possono ignorare e che spesso vengono effettivamente decisamente ignorati. Un esempio, secondo me, clamoroso è quello degli autori della cosiddetta scuola storica tedesca dell'economia, di cui ormai si sa veramente poco o nulla. Nulla è stato tradotto in Italia e così si possono ignorare. Bene, ho intitolato, ho sottotitolato, per meglio dire, il mio manualetto Lezioni eretiche, un po' per due motivi, soprattutto perché nella mia breve trattazione della storia di questa disciplina, che è l'economia politica o economia o economics, che dir si voglia, ho privilegiato appunto gli eretici. Cioè ho privilegiato questi grandi mutanti che molto spesso sì, saranno anomali, ma non hanno rappresentato degli esemplari sterili, ma hanno avuto un loro seguito a volte anche molto significativo. Ho fatto questa scelta non per andare a pescare le cose strane o per fare la bastian contraria a tutti i costi, ma l'ho fatto sulla base di una diversa idea di come procede la storia del pensiero economico, anzi di come procede la storia del pensiero in generale e la storia del pensiero economico in particolare. Quindi un'altra accezione di questo termine eresia che ho usato è quello di discostarmi per quanto possibile da queste storie lineari del pensiero economico. Devo dire che ormai lo sappiamo che la storia del pensiero è discontinua, è in qualche modo una nozione, un modo di pensare che abbiamo acquisito. Direi che lo abbiamo acquisito da quando la cosiddetta nuova epistemologia che si è imposta soprattutto negli anni 70 del Novecento, pensatori come Kuhn, Lakatos e personaggi del genere, ecco, quando autori di questo tipo hanno affermato la discontinuità per scienze forti come la fisica. Ecco, da questo momento in poi è stato un po' acquisito, direi per fortuna, che il sapere non procede per accumulo, ma procede piuttosto, per usare la terminologia degli autori che ho evocato, procede per rivoluzioni scientifiche, procede per confutazioni, procede per rifondazioni di tutto quello che è l'apparato metodologico di una determinata disciplina, e addirittura questo succede nel caso della teoria economica perfino dell'oggetto della disciplina. Ecco, per le scienze della cultura questa idea di discontinuità è meno acquisita, anche se è stata affermata molto prima. In particolare è stata affermata da Max Weber nei primi anni del Novecento, nell'ambito, e questa affermazione è contenuta negli scritti, in uno dei più importanti scritti metodologici di Weber, che interveniva in una congiuntura molto interessante, cioè in un periodo di vastissimo dibattito metodologico, un periodo che non a caso, un periodo che a cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, che è noto non a caso come Methodenstreit, cioè disputa sul metodo. Dibattito che è ricordato a volte in modo un po' distorto, secondo me, ma non ha importanza, è ricordato comunque soprattutto in ambito filosofico, ma bisogna ricordare che questo dibattito è partito specificamente dall'ambito disciplinare della scienza economica. È stato innescato da un dibattito tra due economisti, Gustav Schmoller, appartenente appunto alla famosa scuola storica dell'economia, scuola storica tedesca dell'economia, e Karl Menger, che è considerato uno dei fondatori della scuola neoclassica. Quindi discontinuità nella storia di questa disciplina, la teoria economica o economia politica,
anche se devo aggiungere che sì, c'è una discontinuità, ci sono le rivoluzioni scientifiche, non si tratta però, per così dire, di una rivoluzione permanente. Weber descrive molto bene, in un modo molto, molto convincente, questo procedimento, per cui ci sono dei periodi in cui si è affermato un certo paradigma dominante, e questo paradigma dominante procede, la disciplina, diciamo così, sotto l'egida di questo paradigma dominante, procede in effetti per accumulo, per sistemazione, per sistematizzazione della disciplina sulla base di alcune coordinate metodologiche che sono dominanti in quel periodo. Ma a questi periodi ne succedono altri in cui invece il paradigma dominante in questione viene messo pesantemente in discussione, i fondamenti stessi di questo paradigma vengono appunto messi in discussione, e in questi diversi periodi si affrontano diverse teorie, diverse proposte di rifondazione della disciplina, che hanno un ricco e proficuo momento di confronto. Ecco, io ho cercato di focalizzare soprattutto appunto questi periodi critici nella mia trattazione, e ve li indico rapidamente, vi indico rapidamente quelli che ho preso in considerazione e poi passo la parola agli altri autori. Ecco, i periodi che ho preso in considerazione sono innanzitutto, il primo è quello che segna la nascita stessa di questa disciplina, che è l'economia politica o teoria economica, nasce col nome di economia politica per la verità. Ecco, il momento in cui nasce come disciplina autonoma, separandosi dalla filosofia morale o da altre discipline. Ecco, in questo periodo appunto c'è una leggenda, la dico sempre quando inizio il corso, sembra che sia stato, che ci sia un fondatore, il fondatore per eccellenza, che è Adamo Smith, con la sua opera fondamentale La ricchezza delle nazioni. Sembra che questa disciplina esca fuori dalla sua testa già adulta e armata come Minerva dalla testa di Giove, ma in realtà cerco di far vedere che non è così, e che proprio sulla nozione di causa della ricchezza, che dà il titolo a quest'opera fondamentale di Adam Smith, sulla nozione di causa della ricchezza si confrontano almeno tre posizioni molto importanti e diverse tra di loro: la posizione dei mercantilisti, la posizione dei cosiddetti fisiocratici e infine la posizione appunto di quell'Adamo di cognome Smith che ha dato, che passerà alla storia come fondatore, capostipite di questa disciplina. Fondatore di questa disciplina e fondatore, questo sicuramente è vero, di quella scuola di pensiero che conosciamo col nome di scuola classica dell'economia. Ecco, con questo primo periodo di crisi che prendo in considerazione, siamo, come datazione, siamo più o meno alla fine del Settecento. La scuola classica dell'economia vince in questo conflitto, in qualche modo, diventa il paradigma dominante e lo rimane tale fino alla metà abbondante dell'Ottocento. E quindi in questa prima metà dell'Ottocento vediamo appunto uno di questi periodi in cui questo sapere procede per accumulo, per sistemazione, per correzioni, per sistematizzazioni, per formazione di una larga letteratura secondaria oltre a quella principale e così via. Ma nella seconda metà dell'Ottocento, a partire più o meno dagli anni 60-70, ma la crisi va avanti lungamente, abbiamo appunto un altro periodo di crisi, cioè
abbiamo un'altra apertura, un periodo di profonde critiche che vengono rivolte da punti di vista diversi alla teoria classica e che vedono in campo di nuovo non una ma un ventaglio di posizioni diverse che in qualche modo sono in conflitto o comunque in discussione tra loro. Le posizioni della scuola storica tedesca, la posizione della scuola neoclassico marginalista e la posizione di Marx. Io di queste posizioni tratto soprattutto quello della scuola storica tedesca, che è, come vi dicevo, piuttosto ignorato dal manualetti di storia del pensiero economico, tratto con una certa ampiezza la posizione di Marx e mi permetto di ignorare la scuola marginalista, che è stata fin troppo celebrata nei manuali di questa disciplina. La scuola neoclassica, che peraltro è la scuola che vince, e appunto quella che diventa il successivo paradigma dominante, anche se appunto riceverà una grossa scossa con la crisi del 29, la grande crisi del 29, appunto all'inizio del Novecento, apre ovviamente un periodo di così inaspettata rispetto alle previsioni e ai calcoli di questa scuola, non può non metterla in crisi. E in questo periodo emerge un altro importante mutante, un mutante che per la verità sarà vincitore per un po' sulla base di uno strano compromesso, ma che sicuramente è un mutante rispetto a questo paradigma. Sto parlando di Lord Maynard Keynes. Appunto le teorie keynesiane avranno un notevole successo, appunto ripeto, con uno strano compromesso per cui si tiene sempre per buona la teoria neoclassica, però poi bisogna operare in campo di politica economica con le teorie keynesiane che in realtà la smantellano. Ecco, ma dopo questo periodo di successo, di nuovo, ecco, il nuovo millennio, anzi a partire da un po' prima, direi a partire dagli anni 90 del Novecento, abbiamo visto l'estinzione di massa dei keynesiani, un fenomeno veramente incredibile in cui appunto il neoliberismo e il monetarismo come nuovi paradigmi che non a caso vengono considerati pensiero unico, sono riusciti appunto a togliere di mezzo appunto i keynesiani, che appunto oltre a Keynes hanno avuto scuole importanti. Bene, questo è un altro appunto argomento che tratto. Poi passo a trattare il secondo dopoguerra, per una ragione, perché nel secondo dopoguerra c'è uno spostamento di attenzione da parte degli economisti su un problema in qualche modo nuovo, il problema del sottosviluppo. Ecco, questo è un momento molto importante, anche questo momento, qui si tratta proprio di affrontare in qualche modo un problema nuovo che non era stato affrontato ovviamente per tutto il tempo in cui c'era stato puramente e semplicemente del colonialismo nei confronti dei paesi cosiddetti sottosviluppati. Ecco, anche in questo caso, proprio perché si trova, cioè si tratta di un campo nuovo per molti aspetti, le posizioni in campo e in conflitto sono diverse. C'è la posizione cosiddetta sviluppista di Rostow, che ragiona in termini di stadi di sviluppo ed è la posizione, diciamo così, sposata dalla teoria economica ufficiale. Ci sono alcune interessanti elaborazioni marxiste, soprattutto quello che tratto io, perché mi interessa di più, c'è una nuova scuola di pensiero, per molti aspetti molto originale, che è la cosiddetta scuola dipendentista latinoamericana. Ecco, l'originalità sta in primo luogo nel fatto di nascere nel luogo in cui il problema del sottosviluppo si pone, non invece, che ne so, Rostow è dagli Stati Uniti ovviamente, che parla del sottosviluppo altrui,
ma lo stesso in parte si può dire anche per i marxisti. Questo è invece proprio uno studio che nasce soprattutto appunto nel Latino America e, come vi dicevo, che ha degli aspetti di grande interesse, di grande originalità. Si tratta della scuola che viene chiamata scuola dependentista latinoamericana e che anche questa è una scuola che oggi è quasi dimenticata ed è dimenticata perfino dai terzomondisti o dai no global. Quindi mi è sembrato opportuno rinfrescare un po' la memoria su questa che, ripeto, è stata una scuola molto importante, è stato un importante mutante per molti aspetti, perché elaborava categorie nuove, perché nasceva anche, diciamo così, in un ambiente, in un contesto diverso rispetto a quello di solito, per usare la loro, le loro categorie. Tra le loro categorie più importanti introdotte ci sono le categorie di centro e periferia. Quindi la loro indicazione, che è più originale di quanto possiate pensare, è che l'unità a cui si deve applicare l'analisi economica non può essere il singolo paese, ma deve essere un sistema di paesi strutturato, appunto gerarchizzato, con un centro e una periferia. Ecco, di solito devo dire che è nei centri che si sviluppano le grandi teorie. La scuola, non è un caso che la scuola classica dell'economia si sia sviluppata nell'Inghilterra in cui avveniva la rivoluzione industriale. Non è un caso che la seconda puntata di teorie economiche importanti, sia la scuola storica che il marxismo che la scuola marginalista, nascano in un ambiente tedesco nel periodo in cui è la Germania a conoscere un grandissimo momento, importantissimo momento di sviluppo economico e tecnologico. Ecco, non è un caso che poi, diciamo così, il centro del pensiero economico, nonostante Keynes fosse inglese, ma poi i keynesiani, gli autori di varie, ma oltre ai keynesiani anche successivi monetaristi e neoliberisti, stiano negli Stati Uniti. Ecco, la scuola dipendentista latinoamericana per una volta nasce invece nella periferia, e anche per questo si tratta di un mutante, peraltro di un mutante molto interessante, perché è un mutante ibrido e certamente un mutante non sterile. Vittorio vi ha detto che io ho fatto qualche passaggio attraverso la biologia e la teoria dell'evoluzione, per questo che uso metafore di questo genere. Comunque, appunto, si tratta di un mutante ibrido perché in una sua seconda stagione raccoglie alcune importanti eredità del marxismo, ecco, soprattutto del cosiddetto neomarxismo americano, quello di autori come Baran e Suisi, che avrete senz'altro sentito nominare. E dicevo, è un mutante non sterile perché alcune delle categorizzazioni più importanti di questa scuola, prima tra tutte quella che vi ho evocato prima, quella della distinzione centro-periferia, quella del rifiuto del riferimento al singolo paese come unità dell'analisi economica, ecco, queste categorie vengono riprese da un'altra scuola di pensiero che io reputo importante e che possiamo a questo punto considerare contemporanea, e cioè la scuola, la cosiddetta scuola del sistema mondo, i cui autori, diciamo così, più di spicco sono Wallerstein e Arrighi. Ecco, e che è una scuola che io giudico possa dare degli strumenti molto validi anche per capire il nostro oggi e quello che sta succedendo qui ed ora. Io mi fermo qui e lascio. Grazie Maria. Una caratteristica di Maria, l'avrete rilevato, è la straordinaria chiarezza sia nello scritto che nell'orale. Grazie. Questo è proprio, anche nelle lezioni effettivamente è di estrema chiarezza. Ora do la parola a Mario Lozano. Dunque, Mario è stato prima allievo e poi assistente di Norberto Bobbio
e il traduttore, uno dei traduttori italiani di Kelsen, ha avuto uno scambio importante di lettere con lui. Ed è l'introduttore dell'informatica giuridica in Italia. Ha scritto numerose opere, tra queste voglio ricordarne una in particolare perché è anche la ragione per cui poi ci siamo rincontrati. Io all'università, non mi ricordo più per quale esame, avevo comprato questo testo straordinario dell'Einaudi, I grandi sistemi giuridici, che ti avevo fatto vedere anche a Maria, è piaciuto molto. E mi ricordo che mi aveva affascinato questa capacità di tenere insieme il mondo intero, cioè è un libro che ti porta dall'Inghilterra al Giappone, all'America Latina, facendoti capire, anche per uno studente di 20 anni, come funziona il diritto, quantomeno dandoti le categorie fondamentali. Ecco, questo testo era stato pubblicato prima da Einaudi e poi dalla Terza, e adesso, dire, la grande preveggenza di questi nostri editori ha fatto sì che cadesse nel dimenticatoio. Io spero che, insomma, forse con Mimesis riusciamo a ripubblicarlo, però è veramente un testo straordinario. E vabbè, mi sono perso in questa ed è per questo che sono andato a cercarlo poi dopo anni, non avendolo mai conosciuto prima, nel senso, vabbè, insomma, comunque questa è la nostra storia. E sono molto felice che sia qui oggi e gli do la parola su questo testo che ha scritto sulla rete lo Stato Islamico. Grazie mille. Il testo che ho presentato, come avete capito dalla presentazione, è un segmento del corso che io tengo alla Bicocca nell'ambito organizzato da Vittorio Molfino, e cioè nel corso parlo di tutti i sistemi giuridici del mondo e come essi si intersecano, per sommi cenni ovviamente, perché sennò ci vorrebbe non un breve corso ma un'annata intera. All'interno di questo panorama generale si colloca il diritto islamico, che mi ha sempre interessato perché è profondamente anomalo rispetto alla visione che abbiamo noi del diritto. I giuristi in particolare che si formano in Italia nascono con una visione del diritto molto precisa, che è vincolata al diritto romano, da cui è derivata la nostra codicistica e la codicistica dell'Europa continentale. L'Inghilterra e gli Stati Uniti già prendono una via diversa con il common law. L'errore che abbiamo commesso in passato, lo dico anch'io, è quello di guardare, secondo le categorie del diritto codificato di origine romana, anche a quello che avveniva nei paesi islamici, immaginando dal più al meno che lì potesse avvenire, con un décalage di qualche decennio, quello che era passato, quello che era accaduto in Europa, e cioè una transizione da forme molto vincolate alla teocrazia a forme sempre più laiche verso uno Stato sociale. Errore colossale che io ho ripetuto 2 volte. Quando sono venuto a insegnare a Milano da Torino, mi hanno dato filosofia politica il primo anno, il mio libro si intitolava Libia 1970, perché aveva appena avuto luogo il colpo di Stato di Gheddafi e si pensava lì probabilmente si svilupperà il mitico socialismo arabo. Mossadegh in Iran era stato spodestato, l'evoluzione della Libia non è stata nella direzione del socialismo islamico, la stessa cosa era avvenuta con l'Algeria. Quindi a un certo punto è sorto il desiderio di vedere più chiaramente come si organizza dall'interno il diritto islamico e poi, avendo compiuto questo tragitto interno, confrontarlo con quello che avevo introiettato come giurista italiano nei corsi che avevo fatto. E la differenza tra i due campi è totale. Io cercherò di riassumerlo. Temo che sarò prolisso, però in compenso confuso. Mi scuso già fin d'ora, quindi partiamo dall'inizio. La nostra visione è vincolata alla religione cristiana e questa religione nasce in un contesto dove lo Stato, nella concezione occidentale, è già fortemente strutturato. Nasce all'interno dell'Impero Romano.
Quindi si confronta con questo impero che dapprima lo perseguita e poi lo recepisce con Costantino all'interno dell'impero stesso come religione di Stato. Di conseguenza il cristianesimo viene dopo la strutturazione statuale e si modella sulla strutturazione statuale. Quello che io cito sempre in questi casi, dico: pensate alla messa grande in San Pietro e a tutta questa situazione e rivivete i fasti dell'ultimo impero bizantino. Quello che avviene quindi da questo punto di vista, la strutturazione del diritto, il rapporto Stato-diritto è angolato secondo questa precisa visione primazia dello Stato, cui il cristianesimo cerca di rosicchiare ampie fette, anche se ci riesce, di controllo della popolazione e dell'apparato statale. Negli stati islamici avviene esattamente il contrario, cioè l'Islam nasce anzitutto come religione. È una religione nata fra tribù nomadi, si afferma in città che sono fra di loro slegate, di tipo città che hanno una vita molecolare, e successivamente la vittoria e l'espansione demografica degli stati in cui si diffondeva l'Islam portano a un'espansione territoriale che va dall'Indonesia alla Spagna, compresa tutta la sponda sud del Mediterraneo. In questa progressiva, rapida espansione, la religione deve darsi una qualche struttura. Lo Stato islamico nasce come conseguenza dell'espansione religiosa. Di conseguenza, mentre col cristianesimo abbiamo lo Stato come prius e la religione successivamente come posterius, qui avviene il contrario. Il punto è essenziale perché dal punto di vista giuridico, oggi qualunque islamico di origine islamica o convertito all'Islam è soggetto al diritto islamico in quanto religiosamente vincolato all'Islam. Il diritto dello Stato viene dopo, ma essendo diritto dell'uomo non può soppiantare il diritto divino. Di conseguenza, in caso di conflitto di norme, prevale il diritto divino rispetto al diritto statale. Prevale il diritto shariatico, il diritto che deriva dalla lettura del Corano, e notate, non c'è un codice nato dagli uomini, è un testo di rivelazione divina, il referente giuridico. Di conseguenza, non è possibile un'interpretazione che non passi attraverso la teologia. Tant'è vero che mentre noi parliamo di teologi e di giuristi per il cristianesimo, gli studiosi di Islam hanno dovuto coniare una parola specifica che sostituisca il termine giurista. Parliamo di giurisperiti perché sono dei teologi che si specializzano nello studio delle conseguenze giuridiche del Corano. Quindi ci muoviamo in un campo che è completamente diverso dal nostro. Aggiungete un'ultima cosa, che si tratta di una religione destrutturata perché è nata storicamente nella condizione che vi ho descritto, cioè espansione tumultuosa fra tribù nomadi, fra città fra loro slegate, e quindi non esiste, a immagine dell'impero romano, una gerarchia che culmina con il Papa imperatore e i principi elettori cardinali. Qui è tutto fatto un po', e c'ho la buena de Dios, come direbbero gli spagnoli, se la comunità riconosce qualcuno come particolarmente versato nell'interpretazione del Corano, lo ascolta con attenzione, gli pone quesiti, diventa il punto di riferimento, diventa l'imam. Non c'è un seminario, non c'è qualcuno che lo ordina, qualcuno che lo controlla, qualcuno che di volta in volta lo spreta, se devia, eccetera. In questo contesto, e qui arriviamo al problema della rete, l'imam, che è il punto di riferimento centrale nella vita religiosa e quindi giuridica, ritorno a sottolineare, di chi segue la religione islamica, del musulmano, in questo contesto la rete ha una funzione
completamente nuova, e su questo effettivamente ha mutato la struttura dell'Islam, nel senso che l'autorità religiosa è stata profondamente scossa dall'arrivo di Internet. E mi soffermo un istante su questo. Prima cosa, Internet si è diffuso anche nei paesi di religione islamica dove lo sviluppo tecnologico è arretrato, perché con la tecnologia dei telefonini senza fili e l'Internet si è saltata una fase di sviluppo che noi abbiamo avuto. Quindi molti musulmani possono accedere direttamente a Internet e a altre fonti di informazioni moderne, avendo alle spalle in realtà un'evoluzione tecnologica diversa dalla nostra. Inoltre, i musulmani sono emigrati in massa verso l'Europa. Pensate alla Francia, che ha recepito tutte le persone dalle sue colonie, pensate a tutti i turchi che ci sono tradizionalmente in Germania, pensate all'Inghilterra con tutti quelli che sono arrivati dall'area indiana e pakistana, e pensate adesso anche a noi. Problema: queste persone vivono in un contesto chiuso, arrivano con una lingua che non è facilmente scavalcabile o assimilabile alla nostra. I romeni, per esempio, a parte che fanno parte dell'Unione Europea, ma hanno una lingua neolatina, quindi sono ortodossi, non sono cattolici apostolici romani, ma c'è una vicinanza. Questi piombano qui con una lingua che non permette loro il contatto diretto con la società. La famiglia, e cioè la moglie, in generale sono monogami quando arrivano, restano generalmente monogami, al massimo sono casi che noi considereremmo di bigamia, ma questo è un discorso che vedremo poi, se c'è tempo, tra due ore a parte. Quando arrivano qui vige la struttura islamica per cui la donna non deve uscire di casa se non accompagnata da un maschio di famiglia. Oggi tra l'altro celebriamo un grande passo in avanti, perché le donne possono finalmente guidare da sole, vi rendete conto, in Arabia Saudita. Devo dire, ancora un 110-120 anni di evoluzione di questo tipo e potranno anche andare a fare il bagno in bikini senza essere accompagnate da un maschio di famiglia. Ma oggi come oggi, quello che capita, io l'ho visto molto bene in Germania, famiglie immigrate da 10, 15, 20 anni hanno i figli che vanno a scuola, parlano tedesco e fungono da interpreti. La madre, la nonna, alcune delle sorelle non sono integrate, non parlano tedesco. Bene, torniamo al problema di prima. A chi si devono rivolgere se hanno un dubbio di tipo religioso? O meglio, non sono queste, gli immigrati generalmente non hanno delle sottili questioni teologiche, la transustanziazione che travaglia certi cristiani non la sentono molto, pongono però dei quesiti della vita quotidiana, vorrebbero sapere se per esempio è contrario all'Islam aprire un conto corrente in una banca occidentale, perché la banca occidentale riconosce gli interessi che sono vietati, se è lecito contrarre un'assicurazione, perché l'assicurazione è un contratto aleatorio e l'alea è vietata dalla Sharia. E di conseguenza queste persone, in caso di questi dubbi, nella struttura di origine si rivolgevano a questi imam creati in loco, che però avevano il gran vantaggio di conoscere la struttura sociale del villaggio, del quartiere di città, e porre il quesito che li travagliava. Oggi queste persone non parlano la lingua, non hanno l'imam a disposizione, e come fanno? Lanciano una bottiglia in Internet, pongono il quesito in arabo e attendono che qualcuno risponda. E qualcuno risponde, ma voi sapete che mentre nel villaggio voi vedete chi è l'imam, lo conoscete, l'identità di chi risponde in Internet non è mai chiara. Può rispondervi una persona che dichiara di essere un esperto, e viceversa è una persona che non ha nessuna qualifica particolare, oppure appartiene a una corrente deviante dell'Islam. Questo è il primo punto fondamentale che si collega a quello che dicevamo del libro.
e che ha una grossa rilevanza perché il problema esistenziale sottoposto all'analisi religiosa ha automaticamente per il musulmano anche un'implicazione giuridica, nel senso che se la regola religiosa è quella, automaticamente la regola religiosa è anche la regola giuridica a cui non sarebbe lecito sgarrare, perché un codice di origine umana prescrive un comportamento di tipo differente. Quindi un libro che è stato pubblicato di recente da Mimesis, da Elisa Giunchi, tratta proprio di questa perdita di centralità della interpretazione religiosa da parte dell'imam e dalla sostituzione in rete sia nei paesi di origine, soprattutto in questa grossa emigrazione. Questi nuovi referenti teologici sono in realtà non identificati. Possono essere in realtà delle persone qualificate, possono d'altra parte essere delle persone che si improvvisano e danno delle risposte ai quesiti che sono islamicamente infondate o eretiche. Ripeto, i quesiti non sono di tipo teologico, sono i quesiti che nei tempi passati venivano posti a Donna Letizia su Grazia o su questi giornali femminili. È lecito frequentare un sito di dating? No? Posso comprare da intimissimo della biancheria provocante? Risposta dell'imam baffutissimo: sì, purché sia per far piacere a tuo marito, e cose di questo genere. Cioè, i quesiti che vengono posti sono costantemente questi, e attraverso questo sistema si è generato un enorme flusso di informazioni tra imam autonominatisi e una gigantesca fetta di musulmani. Quello che vorrei sottolineare è la cosa seguente: lasciando da parte la lotta che è descritta poi anche nel libro e che ho tentato rapidamente di esporre a lezione, la lotta per controllare questi contatti incontrollabili, in realtà qui nasce il reclutamento per l'ISIS, perché tra le persone che lanciano messaggi, chiedono pareri o consigli, i reclutatori dell'ISIS vanno cercando i punti deboli. Pensate, qualcuno che prende contatto con uno studente del liceo o con un ragazzo in età equivalente, 16-18 anni, comincia a chiedere come si trova, che cosa fa. Questo ragazzo accenna a difficoltà, a discriminazioni, riceve come risposta: è vero, ti discriminano perché sei musulmano. E già, ma qua dove ci sono i veri musulmani, gli spiegano, tu non saresti discriminato, anzi, se tu lottassi contro la discriminazione diventi un eroe, guarda cosa fanno all'ISIS, e va bene, ma bisognerebbe essere là, ma se vuoi andare là non è un problema, ma come arrivo, poi come vivo là, figurati, abbiamo espropriato gli infedeli, i cristiani locali, gli sciiti, ripartiamo fra i nuovi guerrieri, e lentamente per questa via sarei un buon reclutatore, tutto sommato, no? Ecco, è convincente, no? Attraverso questa via effettivamente alcune persone ci cascano, e vi spiegate perché poi trovate dei giovani e delle giovani di seconda generazione o terza generazione occidentale che vanno in questi paesi. Uno degli strumenti, saltando, vi ripeto, concentrando molto, e mi scuso per i passaggi un po' sintetici, uno dei messaggi che sono stati veicolati per via internet è costituito da un manuale per le donne su come deve, un manifesto vero e proprio su quello che deve essere la donna all'interno dell'ISIS. Allora, l'analisi che io ho condotto nel libro è fondata su un testo che ha origine dell'ISIS e che è un testo sicuro, perché poi c'è anche il problema dei bidoni che circolano e frequentissimi. Questo è un testo che è stato verificato da una grossa fondazione
inglese e che poi è stato tradotto in tedesco dalla casa editrice Herder, che è da 200 anni la casa editrice di problemi religiosi più quotata in Germania. A questa traduzione tedesca è stata aggiunta una analisi teologica da parte di una teologa iraniana che insegna a Bielefeld, quindi devo dire lavoriamo su un testo attendibile. Da bravo giurista io volevo parlare di queste cose avendo un appiglio testuale, e per non dilungarmi vi leggerò un passo o due, perché se li citassi io voi riterreste che io sono passato dalla parte dei cattivisti e sto citando in modo deformato un testo che viceversa ha suscitato un certo proselitismo. E questo perché? Perché alcune persone di seconda o terza generazione, anche donne, sono cresciute in famiglie immigrate dove la vita interna della famiglia è regolata ancora secondo le regole dell'Islam. La madre non mette il naso fuori casa, il figlio maschio può tutto, la figlia non può fare niente, quindi sono famiglie magari solo tradizionaliste, ma la lettura del testo o manifesto di cui vi parlavo non provoca un soprassalto come a noi che veniamo da due secoli di laicizzazione. È un'estremizzazione di un qualche cosa che però vivono quotidianamente chi vive secondo i canoni tradizionalisti, non estremisti, islamici. Allora, se noi prendiamo questo testo, il testo contiene alcuni precetti che sono la sedentarietà, il primo che viene indicato nel testo, e cioè si cita una sura del Corano che dice e restate nelle vostre case. Il secondo punto è quindi le donne non devono uscire se non accompagnate e da un maschio della famiglia e in nessun altro caso. Inoltre il lavoro, le donne non devono lavorare, il lavoro fuori casa non è lavoro, solo fuori dalla casa c'è lavoro che crea progresso per gli occidentali ma non per l'Islam. Il punto chiave secondo me è l'indicazione del sapere. I nemici del vero Islam dicono che la donna, cito tra virgolette, deve viaggiare la terra in direzione dei paesi occidentali per condividere una sedia con un altro intellettuale e con lui indagare le cellule cerebrali del corvo, i granelli di sabbia e le arterie dei pesci per salvare l'umanità e migliorare le generazioni future, per diffondere la giustizia e per sollevare la bandiera dell'Islam. Questo è come lo Stato islamico vede l'insegnamento delle materie occidentali. La donna, e qui viceversa continua la citazione ed è quello che sostiene lo Stato islamico, se impara a leggere e scrivere, se si dedica alle questioni religiose e ci lavora a fondo, e se a ciò aggiunge le scienze secolarizzate, in tutto ciò le è sufficiente aiuto per affrontare i compiti per cui essa è stata creata. E poi aggiunge, questa è sempre una citazione, non ha bisogno di saltare di qua e di là per ricevere certificati ed attestati, perché non ha bisogno di dimostrare che la sua intelligenza è superiore a quella dell'uomo. Io qui ci ho sentito anche un certo timore macista sul fatto, teniamole buone perché queste signore, se vanno a studiare, possono essere migliori di noi. La bellezza viene ovviamente repressa, in quanto la bellezza viene identificata col pudore, e i nemici dell'Islam, dice questo testo, invitano, virgolette, a uscire dal paradiso del pudore con negozi di moda e centro di cosmesi e con altre esche che vanno dalla chirurgia plastica al taglio dei capelli. Quindi quello che secondo me però è più significativo è il piano di studio per le ragazze musulmane. C'è proprio una parte che sono proposte per piani di studio per le ragazze musulmane. Dai 7 ai 9 anni vengono studiati temi religiosi, la fede, la dottrina giuridica islamica e la lingua coranica, perché l'arabo classico non è
che è necessario per leggere il Corano, non coincide con la lingua, non coincide necessariamente con la lingua del paese in cui si trova questo musulmano. Nell'ambito scientifico, fondamenti di matematica e scienze naturali. Dai 10-12 anni un piccolo approfondimento, dai 13-15 anni si conclude. A partire dai 9 anni è l'età legalmente appropriata in cui la ragazza diviene donna e può sposarsi. Quello che capita attualmente è che le famiglie che seguono questa tradizione, i 9 anni sono magari 15 o 16, sono una delle cause che è accertata ed è statisticamente documentata nel libro degli abbandoni scolastici delle ragazze in Italia o nei paesi europei. A una certa età, che è molto più bassa di quella media nostra, vengono trasferite nel paese d'origine per matrimoni controllati, concordati precedentemente, e poi vengono richiamate in Italia, dove chiedono poi il ricongiungimento familiare. E qui c'è un grosso problema, perché la Germania sta studiando addirittura di rendere nulli, una legge che renda nulli questi matrimoni coatti, che però diventa un bel problema questa nullità se la ragazza torna incinta. Che ne è del figlio? La tutela dovuta al minore come può coincidere con l'annullamento del vincolo matrimoniale? Sono tutti problemi di diritto islamico che funziona secondo criteri assolutamente per noi incompatibili col nostro diritto, ma criteri che queste persone avvertono come vincoli superiori al codice civile dell'Italia o della Germania, perché sono criteri divini. Vi segnalo questo perché, a mio giudizio, uno dei problemi che si pone oggi con la discussione sugli ius soli, che probabilmente, ripeto io, e non sono un cattivista, guardate, non passerà adesso, è che io ho guardato il testo di legge, non si parla delle famiglie di provenienza di queste persone, e lì secondo me è un grosso problema che dovrebbe essere affrontata, perché l'inserimento di questi giovani dipende molto dall'ambiente di famiglia in cui nascono. Uno dei problemi che in Germania si stanno ponendo è di influire sulle madri recluse praticamente, che continuano a impartire questa educazione islamico classica e che noi non abbiamo considerato nel progetto di legge. Ci sono altri problemi, la doppia cittadinanza eccetera, ma direi di pensare nello ius soli soprattutto a questo problema della coincidenza fra una religione che è in collisione totale col nostro diritto, ma che è fonte giuridica essa stessa, e la nostra situazione. Di conseguenza, quello che siamo andato tracciando finora è un primo passo verso un futuro che per il momento non appare assolutamente chiaro, perché non sapremo come regolarlo. Aggiungete, e c'è nell'ultima parte del volume, il problema demografico. E cioè, a partire dal 2050 è previsto che la religione islamica superi i cristiani a livello mondiale. E il 2050 demograficamente è dietro l'angolo. Chi vivrà nel 2050 è fra noi. E di conseguenza questi passi che stiamo tracciando sono passi che influiranno sull'immediato futuro e su un futuro che ci sembra lontano, ma che poi lontano non è. Quindi bisogna riprendere con mano, con calma, questi dati del diritto islamico e della religione islamica e riesaminarla, cercando di lasciare da parte le nostre strutture mentali tradizionali e cercando di comprendere le loro. Grazie per la vostra attenzione. Grazie Mario. Do ora rapidamente la parola a Adriano Voltolin, che è il presidente della Società di Psicanalisi Critica ed è docente di psicanalisi critica dentro il nostro corso. Tra le sue numerose opere, i suoi numerosi lavori, ricorderò la monografia su Melanie Klein e un libro che è uscito da poco per Mimesis, Il giuramento di Annibale, un libro molto interessante su le BR e le origini delle BR dalla,
dalla lotta partigiana. Diciamo il giuramento di Annibale è proprio questo ricordo del giuramento nei confronti del padre, no, di Annibale. E ti lascio la parola su Bion, sulle dinamiche di gruppo in Bion. Grazie. C'è sempre una cosa da chiarire, parlando di psicoanalisi, a un pubblico non di psicoanalisti e non di clinici, che la psicoanalisi ha una parte di clinica, è una parte importantissima. La clinica, il mio amico Mario Spinella, di cui vedevo con nostalgia una fotografia appesa lì fuori, diceva: per la psicoanalisi la clinica è quello che per il marxismo è la prassi. Dalla clinica si impara. Ma non è solo la clinica. Vittorio citava il titolo del mio libro, Il giuramento di Annibale. Freud fu sempre un grande ammiratore di Annibale. Perché? Perché il papà, il papà di Freud gli aveva raccontato come Amilcare Barca, il padre di Annibale, quando Annibale aveva 9 anni, gli fece giurare che avrebbe odiato per tutta la vita e combattuto per tutta la vita i romani. È abbastanza evidente, e Freud se lo chiarisce da solo più tardi, perché questa cosa lo colpisce tanto. Lui era un piccolo ebreo, piccolo di piccola famiglia. L'altro giorno ho sentito una cosa per televisione. La televisione veramente ci apre la mente, talvolta la disfa, perché ho sentito dire che Freud veniva da una famiglia ebrea di elevato tono sociale. Non è vero assolutamente niente, veniva da una piccola famiglia ebrea dell'est europeo, e Freud soffriva, come tutti. Lui era un giovane medico ebreo assolutamente sconosciuto nella Vienna imperiale, che certo tanto filo ebraica non era, e quindi l'opposizione che lui vede in Annibale presso i romani è in fondo l'opposizione degli ebrei verso una società che sostanzialmente li respinge. Freud dice in un lavoro del 26 che la clinica, lui si augura che sia una parte della psicoanalisi, e teme, e lo dice, lo mette per iscritto, che la psicoanalisi finisca come capitolo di un manuale di psichiatria. Lui dice: la psicoanalisi sì, è anche clinica, ma fa questo bellissimo paragone che a me è sempre piaciuto molto, cioè è un po' come l'elettricità, sì, serve per illuminare, ma serve anche per far camminare un motore, serve per azionare certe cose, l'elettricità serve a tantissime cose. Io mi auguro, dice, che la psicoanalisi, vicino alle altre scienze sociali, aumenti la capacità di capire le vicende umane. Nel 32, nella nuova serie di lezioni della psicoanalisi, Freud dà un giudizio molto positivo del lavoro di Marx, e dice: è un lavoro straordinario di apertura sulle cause economiche e politiche che muove l'agire degli uomini, che muovono gli uomini. Cioè, io credo però che mi lascia un po' perplesso il fatto che non siano tenute in considerazione le cause psicologiche. Ho premesso quel che ho premesso per dire che Freud non è il cretinetti psicoterapeuta che pensa che le cause psicologiche siano importanti perché sono quelle a cui lavora lui. Freud in un altro lavoro dà anche un giudizio molto positivo ma anche molto interlocutorio della rivoluzione d'ottobre, e dice: la soppressione della proprietà privata certamente è un grande freno alla pulsione orale, alla pulsione appropriativa, ma io credo che l'errore dei socialisti, lui le chiama così, sia di ritenere che l'uomo naturale, quello un po' russoiano, l'homme de la nature, sia buono. Non è affatto così. Le stesse cose, sempre nel 32, le dirà
nella notissima corrispondenza con Einstein. Einstein gli chiede, io chiederei a lei, dottor Freud, se che cosa lei ritiene che sia alla base della guerra e come la guerra si possa contrastare, combattere e forse far venire definitivamente meno. E Freud dice che lui è molto, molto scettico sulla possibilità di far venire meno le guerre, perché dice la tendenza a uccidere o a sottomettere l'altro è una tendenza dell'uomo. Quando parla del compagno di lavoro, il Mitarbeiter, nel disagio della civiltà, dice lavorare con qualcuno può dare l'occasione di sfruttarne il lavoro pagandolo il meno possibile. Quando io ero un giovane psicanalista in erba, anzi un aspirante psicanalista, si diceva che c'era l'ottimismo marxiano e il pessimismo freudiano. Non è vero, nessuno dei due, né Marx e Freud, è riconducibile a un'etichetta così banale, però a grandissime linee qualche cosa di vero. Cioè Marx è sostanzialmente un uomo dell'Ottocento, nel senso migliore, Freud è un uomo del Novecento. Anche se tra i due, uno primo era nato nel 1818, secondo nel 1856, ma in un altro luogo d'Europa e con parecchie differenze. Perché Bion? Arrivo finalmente al libretto. Bion, per chi non lo conoscesse, Wilfred Bion è stato un importantissimo analista inglese, anche se era nato in India, perché il padre era un funzionario imperiale che era di stanza in India, era nato nel 1897 ed è stato certamente tra i continuatori dell'opera di Freud uno dei più geniali, io credo, assieme a Lacan e a Melanie Klein. Bion lavora, il mio libricino e il corso all'università riguardava i gruppi sociali e Bion. Con questo titolo, che è bello, non perché l'ho scritto io, ma l'ho copiato da un passaggio di Bion, che dice, e questo è un grande compito per la psicanalisi, questo è il possibile futuro con il quale la psicoanalisi si trova a far fronte: disturbare le autorità oppure collaborare per imprigionare la mente umana e renderla innocua. Io avevo titolato, mi sarebbe piaciuto titolare il libro La mente innocua, ma l'editore ha preferito Critica della mente innocua, un po' accademico e forse un po' fuorviante. Però se penso, Vittorio ogni tanto ride ancora, ma anche l'editore, che qualcuno in redazione dell'editore aveva pensato di intitolare il libro sulle Brigate Rosse Le BR sul lettino, ecco, me la sono ancora cavata, insomma. Bion, perché Bion? Bion lavora sui gruppi quando è ufficiale medico alla fine della Seconda Guerra Mondiale all'ospedale di Northfield e ha il compito di curare i soldati colpiti da shock traumatico. Dico questo perché intanto anche Bion non era quello che aveva solamente fatto il medico in vita sua. Bion era laureato prima in storia e poi è arrivato tardi alla psicoanalisi, poi ha fatto un'analisi prima con John Rickman e poi direttamente con Melanie Klein. Aveva avuto una vita anche in un certo senso avventurosa, era ufficiale dell'esercito inglese nella prima guerra mondiale, era ufficiale carrista e per una serie di cause, insomma, compie col suo carro determinate azioni in sostanza di difesa e credo sia l'unico psicanalista nel passato, nel presente, probabilmente anche nel futuro, decorato con le massime onorificenze militari inglesi e francesi. È interessante leggere Bion quando dice che quando il re gli ha posto al collo la Victoria Cross,
con la motivazione dell'eroismo mostrato. E lui pensava, ma non c'è alcun eroismo, io ho cercato di fare il possibile per salvare me stesso e l'equipaggio del mio carro. In Bion si troverà sempre questa tendenza molto anglosassone a ridurre le cose. Cito spesso una risposta fulminante che in una conferenza, Bion è già un analista famosissimo, dà a un membro della società che gli dice: ma dottor Bion, come lei pensa che la società possa selezionare gli allievi migliori? E Bion risponde: noi ne avremo a sufficienza di eliminare i peggiori. Quindi lo studio di Bion sui gruppi, che nasce appunto in ambito clinico, lo porta a delle considerazioni, a modo di vedere mio, ma non solo mio naturalmente, importantissime. Cioè, in sostanza, Bion riprende la lezione di Freud. Le pulsioni sono ineliminabili, le pulsioni sono qualcosa di vitale, ma le pulsioni non sono buone. Non si possono togliere le pulsioni, tantomeno ha senso guarirle. Quindi il problema diventa, a livello sociale, a livello della società, tenete presente che è Freud stesso a dire che prima viene la psicologia sociale e poi quella individuale. Sarebbe un tema qui da alcuni mesi di dibattito, come ci sono stati anni di dibattito nella società psicanalitica, ma lasciamo perdere. Come si sistemano le pulsioni all'interno del gruppo sociale? Per gruppo sociale intendo la società, semplicemente. Voi un gruppo potete pensarlo composto da 3 persone minimo, e fino al gruppo composto, non lo so, da tutti gli italiani, tutti i milanesi, tutti gli europei, eccetera. La cosa che Bion verifica all'interno del gruppo con i soldati colpiti da shock traumatico e dice che ci sono delle situazioni gruppali che incapsulano in qualche modo degli aspetti pulsionali e li gestiscono. Chiamerà questi gruppi in assunto di base, basic assumption, dove l'assunto di base è un tratto psicotico, un tratto pulsionale, cioè psicotico. E cosa succede? Lui dice: perché all'interno del sociale un gruppo di lavoro funzioni, un gruppo di lavoro da che cosa come lo si qualifica? Dal fatto che ha un obiettivo e delle procedure per raggiungerlo e un processo attraverso il quale utilizzando le procedure si arriva all'obiettivo. Ma un gruppo di lavoro c'è sempre attraversato da tratti pulsionali. Chi lavora all'università, chi lavora negli uffici, chi lavora in fabbrica, può pensare ai 1000 conflitti di natura diversissima che nascono in un gruppo di lavoro. La questione è come gli aspetti pulsionali possono essere contenuti. E lui dice: nei gruppi in assunto di base ci sono nella società almeno, lui parla di 3 gruppi di pulsione, 3 pulsioni, 3 assunti di base: l'assunto di base di attacco e fuga, l'assunto di base di dipendenza e l'assunto di base di accoppiamento. Lui dice: nella società, perché funzioni l'insieme? Tenete presente, siamo nell'Inghilterra della seconda metà degli anni 40. Non è ininfluente la cosa, ma tutto al più si riprenderà. Perché la società funzioni, bisogna che ci siano dei gruppi specializzati nella gestione delle pulsioni psicotiche. Cioè, c'è un gruppo che è specializzato nel gestire questo,
e la gestione di questo fa sì che il gruppo di lavoro possa lavorare. Cioè ci deve essere in qualche modo un incapsulamento. Individua Bion tre gruppi sociali, potremmo meglio dire forse tre funzionamenti sociali, dove le pulsioni che ho detto prima vengono in qualche modo gestite. Lui dice, la pulsione di attacco e fuga è gestita dall'esercito, la pulsione di dipendenza è gestita dalla Chiesa, la pulsione di accoppiamento dall'aristocrazia. E, da che cosa sono contrassegnati i gruppi in assunto di base e quindi queste istituzioni di cui lui fa cenno? Ma pensate al meccanismo, non tanto all'istituzione, dopo cerco di dire anche il perché. Nel gruppo in assunto di base di attacco e fuga, la cosa essenziale è che ci sia il nemico da combattere, da temere e da combattere. Attacco e fuga è fight and fly, cioè da temere, da sfuggire e da combattere. Il gruppo sta in piedi solamente se c'è un nemico da cui proteggersi e verso il quale combattere. Chi è il leader, lui dice, di un gruppo in assunto di base di attacco e fuga? Che è un gruppo paranoide, per evidenti ragioni. Dice, è il più paranoico del gruppo. La persona più paranoide è il leader del gruppo in assunto di base di attacco e fuga. Per quanto riguarda il gruppo di dipendenza, beh, lui dice la Chiesa, perché nel gruppo in assunto di base di dipendenza ciascuno dei membri immagina, fantastica, Melanie Klein direbbe fantastica, di avere un rapporto individuale col Salvatore. Il Salvatore lo salverà indubbiamente. Se il Salvatore non lo salverà è solo perché lui è poco credente, deve essere ancora più credente, e di nuovo si ripete il meccanismo. Nel gruppo di base di accoppiamento c'è la speranza che venga da una sorta di accoppiamento reale, imperiale, colui che risolverà tutti i problemi di ingiustizia, di malessere, eccetera. Pensate al delirio che c'è ancora oggi in Inghilterra quando c'è il royal baby. Beh, l'aristocrazia, insomma, forse in quel senso lì c'è, forse in qualche maniera solo in Inghilterra, non importa molto. Il gruppo in assunto di base è un gruppo che ha una fede fermissima nel assunto di base di accoppiamento, che ci sarà qualche cosa per cui verrà prodotto, si manifesterà il Salvatore. Qual è la cosa importante dei gruppi in assunto di base, soprattutto con l'accoppiamento? Che non si realizzi mai quello che il gruppo desidera. Perché se viene meno il nemico, non c'è più il gruppo in assunto di base di attacco e fuga. Quindi la pulsione si libera. Se viene meno l'idea di un Dio che salva, non c'è più nessuno a cui rivolgere una dipendenza certa e soddisfacitoria sul modello genitore-bambino. Se non c'è chi nel futuro ci riscatterà tutti, c'è solo la disperazione. Quindi la cosa importante, cioè tra le molte cose importanti che dice Bion a questo proposito, è che i gruppi in assunto di base, cioè i gruppi che sono destinati a gestire le psicosi, sono necessarie perché la società funzioni. La società non può evitare le pulsioni, può solo far sì di rendere il meno dannose possibili attraverso gruppi che sono destinati a gestirli. Che cosa, chiaramente, se ci riferisce ai tre gruppi sociali di cui parla Bion, l'esercito, attacco e fuga, ogni tanto rido
con qualche amico, dice che se uno vuol proprio essere sicuro di non morire in guerra, fa il militare oggi, perché le guerre colpiscono praticamente solamente i civili, quindi non è che funzioni più tanto. Cioè non è il tempo, voglio dire, dei 600 di Balaclava, ecco, tanto per stare sempre in ambito inglese. E la Chiesa, il tormento più grosso di Papa Benedetto XVI è stato, secondo quello, di non riuscire a porre argine, a parte la Curia Romana, ma questo è un altro discorso, anche alla crisi delle vocazioni. È una cosa che insiste oramai da almeno un quarantennio in Occidente. La frequentazione delle chiese in ambito europeo, insomma, almeno in senso tradizionale, è indubbiamente molto scemata. L'aristocrazia non c'è più. Allora, al di là di questi gruppi sociali storicamente e sociologicamente intesi, che però sono da prendere, seguendo un po' un'idea psicoanalitica, non tanto per la loro esistenza storica, quanto per il tipo di funzionamento che mettono in atto all'interno del gruppo, del rapporto, cioè tra ogni partecipante al gruppo e l'ideologia del gruppo, come la chiama Bion, e il leader del gruppo. La questione, penso che, su cui riflettere, io sono stato molto contento di fare questo seminario su Bion, ho scritto questo libro su Melanie Klein, e Bion è l'altro, il suo allievo più importante, mi sembrava importante. Mi sono occupato solo dei gruppi all'interno di questo libretto, ma soprattutto, un po' come si faceva un tempo tra quelli di sinistra, uno scrive una cosa, si occupa di una cosa, cercando di capire perché se ne occupa, perché deve scriverne e perché occuparsene, a che cosa serve. Quello che a me pare serva una riflessione di questo tipo è che nella nostra società contemporanea qualcosa di simile ai gruppi specializzati nella gestione di assunto di base non c'è, o non c'è più. Questo vuol dire assistere a un dilagare degli assunti di base, perché non è che spariscono perché non ci sono i gruppi, appunto, semplicemente tracimano. Dall'altro lato, ecco, vedere come, ma non mi soffermerò tanto su questo, come nella nostra società certi comportamenti che a livello individuale vengono colti come comportamenti devianti o in senso patologico o in senso criminale, se gestiti a livello gruppale diventano ideologia, magari non condivisa, ma diventano ideologia. Per andare molto sullo spiccio, gruppi in assunto di base di attacco e fuga, tutti i gruppi xenofobi e razzisti, e qui c'è solo l'imbarazzo della scelta. Molto interessante quello che diceva Lozano prima. Molti adepti all'ISIS diventano tali nelle carceri. Questo è stato il caso di quel ragazzo ucciso a Sesto San Giovanni all'inizio dell'anno. È stato il caso di quell'altro che ha investito col camion a Nizza nel luglio dell'anno scorso, occupando un sacco di altre persone. Cioè, se si segue un po', come avevo fatto per quello di Nizza, da quello che si poteva leggere sui giornali naturalmente, un po' il percorso di questo, l'idea di un qualche nemico che va abbattuto e distrutto perché non ci abbatta e non ci distrugga, regna sovrana. D'altra parte, insomma, se uno proprio non lo vuol leggere come caso clinico, può leggerlo come caso sociale, ma i discorsi e le posizioni di Salvini sono illuminanti sotto questo profilo. È il leader paranoide di un gruppo paranoide in assunto di base di attacco e fuga. Assunto di base di dipendenza.
Qui, anche qui abbiamo una bella serie. Cioè, io penso che possiamo leggere come gruppo in assunto di base di dipendenza i gruppi che hanno un leader che definisce obiettivi e strategie del gruppo senza essere sottoposto mai a nessun controllo collegiale. Indovinate a chi mi riferisco, se qualcuno indovina. A chi penso, naturalmente. Ce ne sono almeno un paio viventi, uno ancora vivente, l'altro piuttosto in buona salute. Assunto di base di accoppiamento, è una cosa che stiamo discutendo proprio in queste settimane nella società. Pensate al millenarismo, per dire ai predicatori televisivi statunitensi. Ma guardate che si va diffondendo, un caro amico vicepresidente della società, è tempo che dice, bisogna che scriva qualche cosa attorno alle ideologie millenaristiche, contemporanee naturalmente, non Gioacchino da Fiore, ma si può pensare anche a Gioacchino da Fiore volendo. Nelle ideologie millenaristiche, cioè, tutto andrà a catafascio, tutto finirà, tutto sarà, per usare un'espressione di Bion, sarà un cambiamento catastrofico e non si potrà fare nulla se non puntini. Non si sa che cosa è il non. Però o c'è la catastrofe o il se non. Mentre le chiese, quelle tradizionali, si svuotano, i gruppi, le ideologie millenaristiche si diffondono. E come? Da noi più recentemente. Ma se uno si occupa, per esempio, mi è accaduto di studiare un po' come caso di bugiardo patologico Richard Nixon, la provenienza, l'appartenenza religiosa di Richard Nixon, di Pat Nixon, sua moglie, veniva da gruppi di questo tipo. Poi Nixon non era affatto così, ma era solo per dire che questo tipo di gruppi, io credo che vada prendendo piede il millenarismo abbastanza in maniera robusta nella nostra società. Ecco, i motivi per cui mi sono occupato dei gruppi in Bion e di scrivere il libro sono questi. Naturalmente, ma come mi sembra doveroso per una psicanalista, ho cercato di affrontare un paio di problemi e penso di averne aperti 20. Io ringrazio di nuovo tutti e tre e do la parola a voi se volete porre delle domande. Che sono presenti i nostri segretari di redazione Didier Contadini e Giacomo Clemente, erano dati come presenti nel programma, per cui sono lì, non sono in vacanza. E devo ringraziarli perché insomma il lavoro di redazione è fatto dal gruppo, però loro tengono insieme tutto e stanno facendo un grande lavoro. Secondo me millenarista. Sì, noi siamo millenaristi, chiaramente. Scusi, vorrei solo discolparmi, lo diceva Freud, non io. Anzi.
anche l'altra domanda, perché poi dobbiamo chiudere. Ultima domanda e poi rispondiamo. Sì, l'ultima domanda era un'osservazione brevissima sull'intervento del professor Lozano, che ovviamente ha spiegato con numerosi dettagli e con un discorso assolutamente convincente quanto possa essere incompatibile il diritto islamico con il nostro contesto sociale e culturale, ma mi viene da dire che ricondurre tutto a quell'origine di incompatibilità mi sembra che nasconda un po' il fatto che dietro al fondamentalismo ci sono delle strutture economiche che finanziano, quindi in qualche modo gli interessi economici generano anche, come dire, una risposta che qualcuno raccoglie, non tanto nell'origine del diritto, ma forse in qualcos'altro. E poi mi viene da chiederle se in realtà a fianco a queste interpretazioni estremiste non ce ne siano altre che in realtà sono incompatibili e che raccolgono forse una platea silenziosa di cui non si parla molto sui giornali, che però forse c'è. Va bene, grazie. Allora vi do la parola. Chi risponde sul consumismo? Consumismo deve essere. È lui. Consumismo e su Marx. Allora rispondo alla cosa, non tanto sul consumismo, cioè, insomma, no, mi pare che la signora tanto non si rivolgesse tanto a me quanto a Lozano, se ho capito bene. Vabbè, allora ho capito male. Ho capito male. Bisognerebbe fare un discorso lungo, cioè il consumismo è stato una cosa negli anni 60 e 70, soprattutto negli anni 60. E la questione del telefonino e vari gadget oggi, io credo vadano inquadrati non tanto in una prospettiva di, come quella che dicevo prima, degli assunti di base, quanto piuttosto in una idea onnipotente e protesica del proprio corpo. Cioè, per noi è impensabile, ma per tutti, guardi, anche per lei e per me, essere senza luce o senza, non so, la radio o il televisore. Cioè, è che la civiltà tecnologica, anche con dei vantaggi, ma anche con dei problemi, esaspera un'idea di un corpo protesico in cui non ci sono limiti. Cioè io ho una paziente, la figlia studia in Canada, e dice, sa, tutte le settimane stiamo lì un'oretta con come diavolo si chiama il sistema lì per parlare e vedersi, quindi come sono moderno, non mi ricordo neanche come si chiama, ma però cose assolutamente impensabili. Un tempo Fornari, grande psicoanalista milanese e italiano, aveva notato una volta come nella memoria di Pirandello notasse come lui era in America quando la madre era morta, e lui dice: io ho cominciato a soffrire
il dolore per la morte di mia madre non quando è morta, ma quando l'ho saputo. Erano gli anni 30, quindi settimana, forse dieci giorni dopo. Cioè, questo che è l'andamento naturale delle cose, andare in America ci voleva in quel tempo una settimana, e 100 anni prima ci volevano 2 mesi, immagino. Per noi è intollerabile. Cioè, noi andiamo sempre di più verso un'idea del corpo protesico. Qual è uno dei guai? La confusione tra realtà diciamo fisica, e realtà, come si dice, un termine anche discutibile, virtuale. Perché? Beh, ahimè, a confessare i peccati anche delle proprie categorie, c'è qualcuno che pensa di fare anche dei lavori psicoterapici via per telefonino o via internet, Skype, ecco, per Skype. Cioè, l'idea, cioè il fatto che tutti siano chiusi in casa, ma questo da tempo immemorabile, non è solo un fatto paranoide, qui sì, da gruppo in assunto di base attacco e fuga, che se vado fuori mi uccidono, mi accoltellano, eccetera. È che stare in casa e stare fuori non ha quasi più differenza, perché io stando in casa posso stare in contatto con 10.000 amici, parenti, eccetera, anche se in realtà non sono in contatto. Quindi questo è un problema molto rilevante e che porta poi a delle patologie franche, a delle psicopatologie franche, per cui adesso non mi soffermo. Sulla questione che diceva lei, no, io sono d'accordissimo con lei, non è vero, cioè io ritengo vero che Marx fosse sostanzialmente un uomo legato a un'idea di progresso. Però la produzione di Marx è così sterminata. Nel famosissimo brano del terzo libro del Capitale, che era stato tradotto da Raniero Panzieri, pubblicato per la prima volta in Italia da Quaderni Rossi col titolo Frammento sulle macchine, beh, ha una capacità di vedere i problemi che per noi sono attuali veramente, veramente assolutamente straordinaria per un uomo dell'Ottocento. Ma non solo, si è occupato tantissimo in realtà di sentimenti, impulsi. Io che ricordo con piacere e con vanto di essere stato un allievo di Luciano Parinetto, lavorando per tanti anni, 4 anni con lui all'università, beh, il lavoro fatto da Luciano Parinetto su la trattazione dei sentimenti in Marx, Marx parla della gelosia, parla dell'orgoglio, parla del suicidio, parla del tradimento coniugale, parla della morte. Io fresco ancora degli studi con Parinetto, ho pubblicato un saggio sull'idea della morte in Marx. Però Freud, io non credo che sbagli. Freud aveva una conoscenza di Marx, io credo un po' di seconda mano, alcune cose non erano ancora uscite, i Grundrisse non erano ancora pubblicati quando Freud scriveva queste cose. Però io credo che non sbagli su una cosa. Cioè, Marx non pensa tutto sommato che gli uomini liberati dal capitalismo siano buoni, come l'uomo della natura di Rousseau. Freud è molto più, naturalmente, per gli studi che fa, è molto più, argomenta molto di più questa cosa. Perché la psicologia sociale, gruppale, viene prima di quella individuale? Non per una questione di scelta teorica, è perché venendo in qualche modo al mondo, il sentimento immediato nella testa del neonato è l'angoscia. L'angoscia, Lacan dice, è l'unica che non inganna. Perché l'angoscia? Per una serie di ragioni. Beh, provate voi a immaginare le prime respirazioni, la variazione di luce, la variazione di temperatura, l'esposizione. L'angoscia richiede una protezione.
richiedere una protezione vuol dire avere fantasticamente un contatto o con un aspetto protettivo o con un aspetto persecutorio. Quindi in questo senso, cioè sulla base, cioè in effetti le nostre relazioni con gli altri su che cosa si strutturano? Su aspetti pulsionali e sull'incontro più o meno buono che uno fa tra i propri aspetti pulsionali e le figure parentali e poi per accrescimento per le altre figure con cui si viene a trovare in contatto, e questo struttura, struttura la sua personalità. Ecco, in questo senso è un senso clinico e tecnico per cui si può dire che la psicologia sociale viene prima di quella individuale, non è una scelta filosofica nel senso astratto del termine. Bene, Mario. Molto rapidamente, il primo punto, quando è stato citato Volpicelli, è il problema delle teocrazie. Dal punto di vista giuridico mio, effettivamente l'Islam oggi è la teocrazia che porta il testo sacro del Corano sullo stesso piano dei nostri codici. Quindi è tipico però di tutte le teocrazie. Noi abbiamo una serie di secoli in cui abbiamo tentato di separare lo Stato dalla Chiesa, cioè il movimento giuridico della società dalle regole ecclesiali che potevano essere imposte. Ma c'è uno sfilacciamento in questo, se pensiamo a quello che è capitato con il divorzio, c'è questa continua interferenza tra una visione religiosa e una visione laica. Noi abbiamo ormai un'evoluzione secolare nella direzione del laicismo. Nell'Islam questa evoluzione non ha ancora avuto luogo e bisognerà vedere se potrà aver luogo. E con questo mi riattacco alla domanda che veniva fatta. Ci sono vari, non c'è solamente l'estremismo di cui abbiamo parlato, abbiamo dovuto comprimere molto. Io nello stesso libretto parto da una distinzione che non si riferisce a partizioni interne dell'Islam, sciiti, wahhabiti, sunniti, ma dal punto di vista politologico, guardando la struttura delle società islamiche, ci sono tre filoni sostanzialmente: i modernisti, i tradizionalisti e i fondamentalisti. Modernisti, che Malatatürk, cercano di adattare il dettame coranico alla società moderna. I tradizionalisti seguono quello che è l'andamento religioso del contesto in cui vivono e sono la grande maggioranza. All'altro estremo c'è la minoranza di quelli che viceversa vorrebbero tornare non solamente alla tradizione ma alla purezza originale del testo dei tempi del profeta. Tra questi, quindi, ci sono due minoranze estremiste, modernisti e i fondamentalisti, che cercano in questo momento di captare la massa che è al centro e che si attiene dal più almeno a quello che è sempre avvenuto. Quindi è chiaro che io necessariamente mi sono concentrato sugli autori di questo manifesto, che operano e hanno come visione la parte fondamentalista, quella cioè che vorrebbe tornare a Maometto nel modo più rigoroso possibile. Ho parlato dal punto di vista giuridico, ritorno su questo punto, e non dal punto di vista economico. È chiaro che queste società fondate sul diritto islamico sono in alcuni settori delle vere potenze economiche, cioè è esattamente gli ambienti più retrivi, più conservatori fondamentalisti dell'Islam, e cioè l'Arabia Saudita, a parte il problema delle automobili di oggi, sono il settore più rigido nella conservazione di questo, ed è probabilmente lì che la cattiva gestione degli ultimi anni si può vedere. L'Occidente, intendendo Stati Uniti e l'Europa, non ha mai cercato di mettere un limite agli estremismi dei wahhabiti. Abbiamo tirato giù dei dittatori locali perché non rispettavano i diritti umani fondamentali, però a me sembra che
in Arabia Saudita e negli altri stati in cui si pratica il wahhabismo non ci sia questo rispetto dei diritti fondamentali, l'Occidente non si è mai opposto né oggi si sente la minima protesta. Quindi effettivamente tutto il settore dei rapporti economici potrebbe costituire un interessante sviluppo, non alle ore 20 della sera. Va bene, ringrazio ancora tutti i nostri relatori e speriamo di rivederci presto.